ragazze, nuovo video che mi avete richiesto veramente tanto, ovvero la valigia per il parto, quindi quella che mi porterò in ospedale. Sono tanto emozionata a girare questo video, potrete immaginarlo, però insomma me l'avete chiesto così tanto che ho desiderato accontentarvi. Il trolley piccolino è quello che avete visto in anteprima. Ora ve lo mostro, vi do due indicazioni su come ho organizzato il trolley e poi vi riposiziono lì e vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Mancano giusto gli asciugamani per la piccola e per me, che metterò proprio all'ultimo, belli puliti, e non li ho ancora posizionati per il momento, quindi aspetterò proprio all'ultimo. E niente, intanto vi faccio vedere come mi sono organizzata. Allora, eccolo qui. Allora, in queste due taschine non ho ancora posizionato nulla, penso che qui andrò a riporre giusto un paio di rivistine o qualcosa di intrattenimento, un cruciverba, non lo so, anche se poi alla fine uno, se vuole intrattenersi, guarda magari il telefono quando la bimba dormirà, non lo so, però vedrò cosa mettere all'interno qua, magari qualcosa che ancora qui non ci sta più. E qua appunto si possono mettere oggettini tipo il telefonino, cose per personali, anche se penso avrò anche la borsa, quindi insomma non lo so cosa metterò qui. Comunque queste due tasche sono completamente vuote. E poi l'interno è questo qua, quindi ho cercato di organizzarmi al meglio. Qua c'è un'altra cernierina dove qui praticamente, allora, queste ciabatte le vedete completamente senza sacchettino perché sono assolutamente pulite, sono nuove, mai utilizzate, di prenatal che mi ha regalato la mia famiglia per Natale. E poi qui accanto c'è una bustina che non starò a tirar fuori, con il mio intimo, quindi slip e reggiseno allattamento. E poi vi vado a mostrare tutto quello che c'è qui. Allora, vado ad aprire la valigia. Certe cose non le apro giusto per non stare a sporcarle nuovamente. Allora, qui praticamente c'è questa bustina che non vi giro perché ci sono dei dati sensibili, con all'interno il cappellino. Aspettate che vi faccio vedere. Allora, c'è il cappellino per quando nascerà, tutto bello pulito e sistemato. Il bavaglino con scritto eccomi, e poi c'è la tutina, una tutina rosa che è questa qui che avete già visto sicuramente, con il suo pantaloncino sempre rosa. Questa è quella che abbiamo scelto per il momento del parto. E poi sempre qui ho messo anche un body bianco classico. E basta, quindi questo è il cambio che mi porterò proprio in sala parto per la bimba. Poi abbiamo queste coppette assorbilatte, l'ospedale non me le ha richieste, però appunto macchierei il reggiseno allattamento, quindi me le porto perché almeno, già che ne hanno chiesto solo uno, non lo vado a sporcare. Quindi ho pensato di prendere tutta la scatolina, adesso valuterò se prenderne solo metà magari, visto che si tratta di qualche giorno. E comunque questi qua, questi della Chicco, che sono fantastici. Qui invece c'è un'altra bustina, anche questa super tutto piegato, stirato, sotto vuoto, che non sto ad aprirvi ragazze perché altrimenti andrei a risporcare tutto. E allora qui c'è un completi, praticamente questi, in questo sacchetto qua ci sono le tutine per i giorni successivi, quindi se ho bisogno di cambiarla chiedono 2-3 cambi di stagione dove vado io a partorire, quindi io le ho messe in ciniglia e per sicurezza una in caldo cotone in caso facesse estremamente caldo. Quindi c'è una tutina divisa, quindi con il pantalone e la magliettina, poi ce n'è un'altra in caldo cotone che avevo preso della Loopy Lou da Lidl, che è molto molto carina, con un orsetto sul petto praticamente. Poi c'è questa qua che è la primissima tutina ricevuta dai miei in ciniglia, quindi era ancora unisex, quindi è grigia con le scritte gialle,
perché non si sapeva ancora appunto il sesso, quindi è così come colorazione neutra e basta. Quindi questi sono i cambi aggiuntivi. Poi qua ci sono, anche se l'ospedale li fornisce, dei oddio non mi viene il nome, degli assorbenti postpartum, ce l'ho fatta, quindi io li ho portati per sicurezza. Poi c'è ancora quest'altra busta dove ho messo tutti i cambi per i giorni successivi di intimo, diciamo, più le muflette, si chiamano così, ragazze, tutte le volte mi sbaglio anche nel vlog, e un cappellino di riserva. Quindi qua c'è il cappellino sempre in cotone con le stelline, ci sono queste calzine che avevamo preso in Francia, ci sono queste calzettine I Love Mom e un altro paio I Love Dad, e altri tre body, quindi proprio il classico body come canottiera, diciamo. Quindi queste sono praticamente la parte dell'intimo, sempre per i giorni successivi, abbinata alle tutine. Oddio, non so più dove metterle. Ok, mettiamo un attimo qui. Poi, questo è per il parto. Poi, detergente intimo per il postpartum, quindi è un detergente abbastanza mirato per sia la gravidanza che nel postpartum della Saugella, che mi porterò appunto per lavarmi nei giorni successivi al parto. E poi, concludendo con l'abbigliamento, in questa mega sacca, tra l'altro in tantissime mi avete chiesto, perché ho fatto vedere una piccola anteprima su Instagram, quindi seguitemi su Instagram perché a volte metto sempre degli aggiornamenti, ho utilizzato, visto che me lo chiedete sempre molto, queste buste. Allora, questa busta sono andata a disinfettarla ed era del copridivano, questo qui nero e grigio che vedete, è un regalo sempre della mia famiglia di Natale. Quindi io cosa ho fatto? Ho tolto il copridivano, ho tolto il cartoncino, sono andata a disinfettarlo con uno spray apposito e l'ho riutilizzato per metterci le mie vestaglie, tutto quello che devo portarmi in ospedale. Quindi in questa bustona, che tra l'altro è molto comoda perché ha anche la cernierina, ho messo appunto due camicie da notte, diciamo, due vestaglie da utilizzare come pigiama, che sarà sicuramente più comoda anche per poi lavarmi, per insomma sistemarmi. Questa qui è nuovissima, me l'ha presa mia nonna quest'anno a Natale. Sotto ce n'è un'altra che non si vede, con tutte le farfalle lilla. E poi questa qui che vedete blu è l'ultima che ho lavato e che ho acquistato da Chiabì insieme ai reggiseni d'allattamento, che ha tutti i bottoni aperti sul davanti, che l'ospedale ha chiesto per il momento del parto, quindi deve essere preferibilmente aperta sul davanti e non stretta su avambraccio per eventuali eccessive nosi e quant'altro. Quindi qua c'è praticamente i miei pigiami, i miei cambi per la mia permanenza in ospedale. Invece passiamo alla chicca finale, perché credo di avervi fatto vedere tutto. Sì, perché poi nella zip vi ho già mostrato le ciabattine, che se volete vi posso far vedere da vicino, che sono veramente carinissime perché sono super super morbide, sono di prenatal e sono morbidissime, hanno questo fiocchettino sopra, sono super super coccolose e sotto hanno anche la base in gomma, quindi insomma più facile da lavare, da insomma per poterle tenere dopo la permanenza sempre in ospedale. Quindi queste sono le ciabattine che mi sono state regalate a Natale. Questo qui, super super utile, se lo trovate compratelo. Anche se non ha questa fantasia, ma proprio come è strutturato è comodissimo. A parte il detergente intimo che è veramente grande, quello della Saugella, mi è stato praticamente tutto quello che è le cosine da bagno. Ecco, tutto ciò che mi può servire
per quando appunto vengono a trovarmi magari i parenti nell'orario di visita, le cose per lavarmi, le cose per la cura del corpo, insomma. Quindi vi vado ad aprire tutto. Allora, ve lo faccio vedere aperto. Vedete che è strutturato in questo modo, quindi avete una tascona centrale qui sotto che è veramente molto capiente e due laterali. Quindi adesso giro la videocamera perché altrimenti tirar fuori tutto è un pasticcio e vi mostro anche questa. Allora, nella tasca centrale qui sono andata a riporre, anche se si sono già un po' incasinati i prodottini, allora ho messo due pacchettini di fazzoletti, il deodorante stick, una saponetta che dovrò sostituire perché alla lavanda la chiedono non profumata, quindi neutra. Poi ho messo delle mini size di Erbolario e di Bottega Verde di insomma per fare doccia, la doccia, insomma, quindi poi in caso non dovessero bastarmi ho la saponetta che andrò poi a sostituire. Qui sotto c'è il tubetto del dentifricio, qua un altro bagno doccia e ovviamente nel sacchettino con il dentifricio c'è anche uno spazzolino nuovo che utilizzerò esclusivamente per questa occasione. Poi qua ho messo una tingle teaser per spazzolare i miei lunghi capelli e poi in questa bustina qua, con questo bambù diciamo, l'avevo trovata in una rivista di Io e il mio bambino, che sono andata a piegare, e dentro ci ho riposto praticamente il tagliaunghie, una lametta, forbicine, una lima per bambini, insomma tutto quello che mi può servire di questo genere. Ho preferito, essendo tutta roba abbastanza tagliente o comunque meglio chiusa, ecco, in questa bustina. E poi invece da questa parte ho messo tutto ciò che mi può servire per darmi una sorta di sistemata, ma proprio una sorta. Quindi ho messo una crema a mani, un mini pennellino, un pennellino per dare un tocco di fondotinta, ma non credo lo utilizzerò. Ho messo un ombrettino chiaro, questo qua beige, color carne, diciamo, giusto per, appunto, ripeto, darmi una sistematina se viene qualcuno a trovarmi. E un profumino che mi è stato regalato dalla mia amica Natale e un burro cacao, perché ultimamente ho le labbra super super secche. E poi appunto è carino perché si va a chiudere con la calamita, ci sono i due bottoncini, uno lì e uno qui. Risistemo tutto abbastanza alla perfezione. Questo è il cambio per il parto e mi mancano proprio giusto gli asciugamani, che penso andrò a mettere in un'altra busta poi qui sotto. E qui appunto il cambio per il parto lo tengo in alto perché credo che sia la prima cosa che mi servirà. E quindi credo di avervi fatto vedere tutta la valigia. Ragazze, questo era il video della valigia. Non so se modificherò qualcosina, non penso, perché mi mancano giusto appunto gli asciugamani che metterò tra un pochino, perché stando nel chiuso ho paura che, non lo so, mi va di aspettare proprio l'ultimo momento, tanto sono lì a posto nell'armadio. Io spero che il video vi sia stato utile in qualche modo, che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Se vi è piaciuto lasciate un like, lasciatemi un commentino e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Alla prossima, ciao!